Adesso puoi andare di Agatha. Come ho conosciuto quest'autrice? In realtà attraverso Passione Scrittore. Vi ho raccontato della collaborazione con Passione Scrittore. Che cos'è? Chi è? È una piattaforma di self-publishing dove gli autori possono pubblicare il loro libro senza costi di stampa. Ogni tanto guardo di là, sapete che io non baro, vi dico tutto perché mi sono tenuta qualche appunto in modo da non dire sciocchezze. Allora, sostanzialmente si accede alla piattaforma con una tassa, una tantum di 49,90 euro, in modo che gli autori possano vendere il libro in formato cartaceo nelle principali librerie oppure chiaramente anche online. La Passione Scrittore collabora anzi ha una partnership esclusiva con le librerie Mondadori, quindi gli autori possono sia in presenza sia online poi presentare il loro romanzo. Ci sono anche delle opportunità, alcune gratuite, alcune a pagamento per gli autori, nel senso che Passione Scrittore mette a disposizione dei servizi editoriali. In modo che si possa, diciamo, crescere attraverso questo aiuto, si possa contare sull'editing, diciamo che ci sono dei pacchetti che possono cogliere l'autore e sono lieta di dirvi che io sono un pacchetto. Quindi, qualora un autore, come in questo caso Agatha, avesse il piacere di sentire alcuni brani letti da me e il suo romanzo recensito da me in modo assolutamente soggettivo, dico sempre, non sono un tecnico delle recensioni, quindi vado molto a istinto e emozione. Direi che ho detto tutto, ma in realtà ho chiesto alla responsabile marketing una diretta, che si chiama Sabrina Ferrero, una diretta proprio per illustrare le attività che si fanno all'interno di questa azienda che si chiama Passione Scrittore. Quindi io vi ho dato un po' un'infarinatura. Voi potete andare sul sito, voi autori nuovi che desiderano pubblicare in self, e voilà. I giochi sono fatti, voi cominciate ad andare a dare un'occhiata al sito, ma sappiate che poi avremo l'opportunità di conoscere meglio questa realtà attraverso Sabrina Ferrero in una diretta che organizzeremo, vi diremo chiaramente quando pubblicizzeremo il tutto. Chiusa parentesi, torniamo al romanzo. Adesso puoi andare. È un romanzo che fondamentalmente ha due aspetti. Posso definire un aspetto più spensierato che riguarda questa giovane ragazza che ha dei sogni nel cassetto di trasferirsi all'estero e di vivere una vita fuori dall'Italia. E poi c'è una ragazza e una bambina che ha dovuto crescere prima del tempo a causa del fatto che la mamma di questa ragazza soffre di una patologia per cui fin da bambina. La nostra protagonista, che si chiama Matilde, ha dovuto aiutare, ha dovuto farsi carico di questa mamma che, nonostante in tutti i modi cerchi di alleviare la figlia da problemi, va da sé che quando la mamma chiama la figlia corre. Quindi ci sono davvero questa trama, diciamo, si dipana rispetto a queste due realtà. È un romanzo semplice, ma semplice come realtà, cioè, può capitare, ahimè, succede nella vita di perdere presto un genitore e doverlo accudire. Quindi è semplice perché è semplice l'autrice a raccontarcelo, ce lo racconta in un modo fluido, in un modo che comunque arriva senza renderlo troppo pesante. Ecco. Probabilmente io non conosco l'autrice, Agatha è uno pseudonimo, quindi posso dire tranquillamente, e sono quasi certa di quello che sto dicendo, che buona parte di questo romanzo sia autobiografico. Quindi ho vissuto con lei dei momenti, e uno in particolare ho scelto da leggervi perché mi ha riportato e vi racconterò una cosa mia. Ecco, questo porta a fare questo romanzo, a ricordare qualche cosa di sé.
se sei fortunato, se sei stato ad oggi soltanto fortunato, ti verranno in mente dei ricordi dell'adolescenza, quindi queste amicizie di lunga data, io tra l'altro ne ho una, e anzi più di una, ma ve le racconterò durante la lettura. E per chi è stato meno fortunato e che quindi ha avuto la sfortuna di avere un genitore che piano piano se ne va via, anche lì si trova, no, l'opportunità di cogliere dei punti comuni, no? Bene, andiamo a conoscere un po' di questo romanzo. Faccio alcune letture, poi aspetto che voi mi diciate qualche cosa e poi approfitterò per salutare gli amici che mano a mano entrano in diretta, ma che preferisco salutare ogni tanto per evitare di avere una diretta continuamente interrotta. Andiamo a conoscere un po' il personaggio di Matilde. Prologo. Quel giorno, il giorno del funerale, Matilde rifletteva mentre sceglieva l'abito più adatto da indossare. Rifletteva e si meravigliava di se stessa. Mai avrebbe pensato di essere così forte. Lei, la bambina che si nascondeva dietro la sottana della mamma per qualsiasi motivo, lei che da buona figlia unica aveva tutte le attenzioni solo per sé, mai e poi mai avrebbe pensato di riuscire ad affrontare tutte le difficoltà che la vita nel corso di pochi anni aveva deciso di proporle, quasi come nel gioco del domino, una di seguito all'altra. Sì, nonostante tutto, Matilde quel giorno sapeva che poteva essere orgogliosa della donna forte che era diventata. In partenza. Ho da poco lasciato amici e parenti che sono venuti a salutarci prima della nostra partenza per la grande mela e ancora non ci credo. Finalmente abbiamo avuto un visto per poter andare a lavorare negli Stati Uniti. Ci sono voluti diversi mesi e molta fortuna, ma adesso eccoci qui. Io non riesco a smettere di piangere, eppure sono stata io quella che più di tutti spingeva per andare a vivere all'estero. Siamo contentissimi, ma come sempre esprimiamo le emozioni in maniera diversa. La sveglia stamattina è suonata alle 5, ma eravamo già svegli da ieri sera. Una notte passata a sognare quello che sarà il nostro futuro lavorativo e personale a Manhattan, o meglio conosciuta come New York. Non siamo riusciti a dormire neanche 5 minuti. Dormiremo in aereo, dicevamo, ma con tutta questa adrenalina in corpo dubito che riusciremo a dormire anche lì. Tra le persone a me più care in aeroporto c'è naturalmente Gaia, la mia prima vera amica dopo mia madre. Ci conoscemmo a scuola, lei carpì subito il mio sguardo perso e smarrito nella confusione non appena mi vide arrivare in classe alle scuole medie. Ricordo che la guardai, incrociai il suo sguardo, lei mi sorrise e mi fece cenno di andare a sedermi vicino a lei, e così feci. Da lì furono poche le volte che mi allontanai, mi sentii subito al sicuro. Con il passare dei mesi ci conoscemmo meglio, passammo le ore a parlare, chissà il cielo di che cosa. Uscivamo tutti i pomeriggi, con pioggia, sole, neve, noi ci dovevamo vedere. Che fosse al bar o al parco, qualche ora insieme dovevamo passarla. Facevamo i compiti separatamente, però, perché avevamo metodi di studi completamente diversi. Lei studiava col sottofondo di musica, io in silenzio totale. Tutto il resto era in comune. Gaia mi fece conoscere il bello e il brutto della vita di paese. Con lei feci le prime esperienze di vita di chi nell'adolescenza non sa ancora bene che strada prendere. Ricordo ancora che l'anno che la conobbi fu uno degli anni più destabilizzanti della mia vita. Io e Gaia fumammo insieme la prima sigaretta di nascosto, rischiando di stare male tutte e due e di essere scoperte dai nostri genitori. Partecipammo a numerose feste organizzate dai suoi amici e da alcuni compagni di classe, la domenica pomeriggio durante il periodo scolastico o in settimana durante l'estate. Ed è così che iniziamo a conoscere anche i primi ragazzi. Le scuole medie finirono, ma io e Gaia restammo amiche. Io andai alle scuole superiori, lei decise di iniziare a lavorare in un'agenzia di viaggi. I nostri orari erano completamente diversi e le difficoltà di incastro per vederci erano sempre maggiori. Lei preferiva la sera, era sempre stata una nottambula, io preferivo la pausa pranzo. Lei preferiva vedersi nel fine settimana, io preferivo i giorni feriali.
tramite alcune sue colleghe entrò nel mondo della discoteca come PR e questo da una parte mi tornava sicuramente comodo, ma dall'altra mi fece riflettere su come le nostre strade si stavano davvero dividendo. La discoteca non riusciva a diventare il mio modo di divertirmi. E stammo amiche, super amiche. Sapevamo di poter contare l'una sull'altra e non ci perdemmo mai di vista, ma iniziamo a frequentare amici diversi e compagnie diverse, costruendo la nostra vita su pilastri e basi differenti. Beh, direi che questa prima lettura dà subito un quadro, no? Di come sia questa ragazza, una ragazza allegra, una ragazza solare, una ragazza che finalmente riesce a ottenere ciò che vuole, ovvero partire, lo capiamo, no? Che cosa si nota subito, tra l'altro, in questo romanzo? L'importanza che Matilde dà all'amicizia. E quindi io mi sono ritrovata qui, perché chiaramente io ho la fortuna di avere addirittura un'amica che dalla prima elementare, quindi sono tantissimi anni che siamo amiche, per l'esattezza 42, così sapete anche già quanti anni ho, poco male. Comunque 42 anni di amicizia, e poi ho sorriso quando ha raccontato della sua prima sigaretta, perché altre amiche dell'infanzia con le quali ho ancora rapporti adesso sono Raffaella e Cristina, che sono le amiche della campagna, e con loro davvero ho fumato la prima sigaretta. Credo che non esistano più, preferisco non dire il nome perché non vorrei mai fare pubblicità al tabacco, non sia mai, però mi ricordo che ho fumato, mi ricordo la marca di quella prima sigaretta, così come ricordo un mutuo patto che c'era tra noi e i ragazzi, perché questo luogo segreto dove avevamo deciso di andare a fumare la prima sigaretta, senza saperlo ovviamente, era il luogo segreto anche dei maschi, che non avevano le sigarette, avevano dei giornali un po' di quelli lì. E allora, avendo noi trovato quei giornali, avendoli poi sentiti e beccati parlare di questo, avevamo questo mutuo accordo. Nessuno racconta delle nostre sigarette e nessuno racconterà di questi giornali nascosti sotto le pietre. Quindi è stato carino, perché da subito mi sono ritrovata a ricordare degli eventi della mia vita. E questa era la prima lettura. Dal momento che è un romanzo breve, ho deciso di non rivelare troppo e quindi di rimanere un pochino più indietro nella lettura delle pagine, quindi di rimanere più nella prima metà, salvo un paio di letture che però non rovinano nulla. È chiaro che il prologo inizia già con un funerale e raccontando di questa mamma malata da subito. Non rivelo nulla a dire che avendo questa mamma questa patologia che lentamente la porta sempre a frequentare di più l'ospedale e ahimè a lasciare la sua adorata figlia, diciamo che non c'è pericolo di fare rivelazioni che possano rovinare la lettura del romanzo, anche perché i sentimenti secondo me vanno letti a prescindere, no? Quindi un romanzo quando è toccante per diverse ragioni, per quanto una persona te lo possa raccontare, viene poi la voglia di leggerlo per sé, quindi sono tranquilla di potervi raccontare quello che mi ha colpito e di lasciare poi a voi il piacere di leggerlo per conto vostro. Allora, salutiamo gli amici che sono arrivati. Allora, c'è Stefania, Savino, ciao, ben arrivati. Gabriella, Doagio, eccomi prontissima all'ascolto, molto bene. Buonasera a tutti da Lucia, una mia omonima, ciao Lucia Fiorillo, e Patrizia Corrente. Allora, se avete delle domande, per favore non siate timide e timidi, quindi scrivete tutto quello che volete, tanto abbiamo la fortuna di poter contare su StreamYard, quindi alcune domande che io non vorrò assolutamente lasciarmi sfuggire potranno essere indicate esattamente qua sotto, in modo da poterle leggere insieme e vedere insieme. Quindi non siate timidi e chiedete tutto quello che volete. L'autrice si nasconde, perché io non so chi sia, se l'autrice si nasconde tra queste, tra gli ospiti di questa sera, tra i partecipanti di questa sera, prego dica quello che vuole, tanto noi non sappiamo chi sia.
Andiamo a fare la seconda lettura. Uno dei regali più belli che Gaia mi fece lungo la nostra amicizia fu quello di presentarmi Tommaso, la persona con la quale condivido tuttora la vita. Gaia e Tommaso erano compagni di scuola alle scuole medie e lei era rimasta in contatto con lui anche successivamente. Un giorno, durante l'autunno della mia terza superiore, rientrando dalla solita chiacchierata al parco con Gaia, Tommaso passò di lì in bicicletta e decise di fermarsi a salutare. Ciao, Guia! Nomignolo simpatico con il quale la prendeva in giro ricordando una professoressa che a scuola sbagliava sempre il suo nome. Non mi presenti la tua nuova amica? Ehi, ciao Tommaso, quanto tempo non ti si vede? Dall'ultima pizzata di classe 6 mesi fa, più o meno. Qualche volta potresti anche farti sentire. Lei comunque è Matilde, è arrivata qualche anno fa in paese. Ma è possibile che non vi siate ancora incrociati? Matilde, nome interessante. No, non ho ancora avuto il piacere. Io sono Tommaso, un amico di Gaia. E guardando verso di lei disse: Io non mi farò sentire, ma tu sai dove esco con i miei amici, eppure non ti si vede mai. Sorrise e continuò dicendo: Inutile dire che se una sera tu e la tua amica vi volete unire a noi, per me e per gli altri, sarà sicuramente un piacere. Ora vi saluto, devo andare. Ciao e a presto, spero. Salì sulla sua bicicletta e scappò via. Non ebbi neanche il tempo di dire una parola, rimasi fissa a osservare i suoi occhi che mi scrutavano. Li ricordo ancora, e ricordo ancora il mio cuore, come iniziò a battere forte, mentre pensavo che sarebbe stato interessante conoscerlo meglio. Gaia mi guardò sorpresa, sorrise e mi disse: Sono anni che lo conosco e non mi ha mai invitata ad uscire con lui e i suoi amici in compagnia. Credo che tu gli piaccia. Preparati. Sabato sera usciamo con loro. Ed ecco che quel sabato il mio mondo cambiò. Ricordo che passai ore davanti all'armadio cercando qualche vestito casual, ma allo stesso tempo anche abbastanza elegante. 17 anni, l'età migliore per vivere le esperienze romantiche. L'adolescenza mi permetteva di fare meravigliosi viaggi con la mente. Chissà come sarebbe andata la serata. Ti sarei piaciuta? Avremmo avuto un secondo appuntamento? Saremmo diventati ufficialmente una coppia. Sarei piaciuta anche ai suoi amici. Quante domande per un primo appuntamento. Gaia passò a prendermi alle 20:30 e io ero già pronta da qualche minuto. In bicicletta andammo al parchetto dove lui era solito trovarsi con gli amici. Non avevamo cellulari, quindi speravamo di trovarli lì. E se erano già andati da qualche parte? E se quella sera avevano già programmi? Io e Gaia provammo ugualmente. Girammo dentro nella via e sentimmo già il vociare dei ragazzi in lontananza. La guardai e con un sorriso nervoso proseguì dietro di lei. Parla tu, mi raccomando, io non conosco nessuno. Ma sì, ma non ti preoccupare, ci penso io, tanto poi vedrai che qualcosa da dire la trovi, no? Ti conosco. Il mio cuore andava sempre più veloce, mano a mano che ci avvicinavamo, e non sapevo di preciso il perché. Neanche lo conoscevo. Non era un appuntamento, ma la pulce che mi aveva messo Gaia nell'orecchio, che forse gli piacevo, mi faceva ribollire il sangue perché anche lui non aveva niente male. Ehi, ciao! Disse Gaia come se fosse solita uscire con quei ragazzi. Vidi alcuni di loro girarsi chiedendosi chi fossimo, finché non si girò anche lui, dicendo: Ehi, Guia, finalmente ti sei decisa! E vedo che hai portato anche Martina. No, veramente si chiama Matilde. Oh sì, ciao, sono Matilde, ma Martina va bene uguale, eh? Dissi come una che non sapeva neanche il proprio nome. No, vabbè, disse ridendo, se ti chiami Matilde cercherò di tenerlo a mente, non dovrebbe essere tanto difficile. Tommaso si girò verso i suoi amici. Ragazzi, lei è Gaia, una mia compagna delle medie, e lei è Matilde, una sua amica. L'ho invitata a uscire con noi una sera di queste, così magari per una volta evitiamo di parlare solo di macchine e moto e riusciamo a fare anche qualche discorso un po' più intelligente, disse strizzando l'occhio ai suoi amici. Certo, piacere, io sono Giacomo, disse un ragazzo. Piacere, io sono Leonardo, disse un altro. Piacere, io sono Carmine, e così via per tutti i componenti della compagnia. Una bella combricola di ragazzi acqua e sapone, che non sapevo sarebbero diventati la mia famiglia del cuore. Conoscere Tommaso è stata una delle prime belle coincidenze che la vita mi avesse offerto.
è stato il primo passo verso il vero e proprio cammino fuori da casa. Quel ragazzo, che poi sarebbe diventato il mio compagno di avventure, è stato anche colui che mi ha aiutato a superare momenti che altrimenti non avrei mai affrontato con la stessa forza e consapevolezza. Da quella famosa sera di luglio, io e Tommaso diventammo inseparabili. Scattò da subito l'intesa. Sembrava lo conoscessi da sempre. Riuscivamo a parlare di tutto. Lui lavorava già da qualche anno. Era più solare, simpatico. Era più a contatto con il mondo reale, mentre io, studentessa, vivevo ancora in quella realtà che non ti permette di capire in pieno il mondo. Mi piaceva ascoltarlo mentre mi raccontava la sua giornata al lavoro e lui, di contro, mi chiedeva sempre delle lezioni, dei miei esami all'università. La nostra amicizia diventava sempre più una relazione esclusiva. Il venerdì sera uscivamo solo noi due per andare al lago a chiacchierare sulle panchine, guardando il panorama, e sabato sera io ormai ero parte integrante della compagnia dei suoi amici. Si vociferava che fossimo una coppia ancora prima che noi due lo decidessimo. Lei conosceva la mia situazione, scusate, tutti erano contenti e Gaia al settimo cielo. Lei conosceva la mia situazione e voleva solo che io fossi felice e che avessi qualcuno con cui condividere momenti leggeri di vita quotidiana. Beh, ora, io ho letto questo pezzo. Ditemi se non vi è venuto in mente il vostro primo amore o se non vi è venuto in mente una storia simile a questa, no? La classica amica che vi presenta qualcuno che vedete subito, che intesa meravigliosa che potrebbe esserci, o meglio, che intesa meravigliosa che c'è con questa persona che quasi non conosco, però no, sento quelle piccole farfalline nello stomaco. Allora, beata spensieratezza dell'adolescenza, com'è vero Cristina, com'è vero Elena, ho la pelle d'oca, sei bravissima davvero Cristina, sono io, Cristina, l'autrice del romanzo, ciao Cristina, che bello! Grazie, sono contenta, sono molto contenta che ti stia piacendo. Grazie a Cosso, scrive buona serata a tutti. Grazie anche a te, spero che continuerai ad ascoltare questa diretta e queste belle parole. Che emozione ascoltarti, super la mia Lucia. Cristina manda un cuoricino. Quindi mi raccontate un po' la vostra prima cotta. Su, cerchiamo di far sì che questa diretta sia un po' interattiva come piace a me. Dai, raccontatemi qualche cosina. A questo punto devo chiedere a Cristina, è veramente così? È successo veramente così? O è la parte romanzata? Dici se è in questo caso autobiografico il tuo romanzo oppure no, perché se così è, fortunata tu che hai trovato l'anima gemella in poco tempo, oserei dire. Io bevo un sorso d'acqua e aspetto i vostri ricordi. Perché questa puntata, secondo me, si potrebbe tranquillamente chiamare la puntata dei ricordi. Almeno questo è quello che ha scaturito me. Se riuscissi anche a togliere questa ciglia, sarebbe fantastico. Dai, 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 scrivetemi, scrivetemi! Che pigre! Oppure che lente, una delle due, o siete pigre o siete lente. Ah, Cristina scrive, esattamente sì, sono passati 22 anni da quell'appuntamento ed è ancora con Tommaso, che meraviglia. Poi, per adesso si è lanciata solo Cristina, forza, nessuno di voi vuole raccontarci un po' qualche cosa di interessante? Io continuo a leggere, ve lo dico, non mi faccio mica problemi, ho anche bevuto. Allora, continuiamo la lettura, perché devo dire che queste prime pagine sono divertenti, ve l'ho detto, mi riportano indietro, indietrissimo, ed è sempre una cosa piacevole. Verso settembre, al ritorno delle vacanze, Tommaso mi disse che non aveva passato giorno senza pensarmi e che, se ero d'accordo, saremmo potuti diventare veramente la coppia che tutti speravano.
Fu così che una sera di fine estate, davanti a un buonissimo cono gelato al pistacchio nocciola, sotto un bellissimo cielo stellato, lui mi baciò. Tommaso è sempre stato un ragazzo simpatico, amante della vita, con una buona famiglia che lo supporta in tutte le sue scelte. I suoi amici l'hanno sempre descritto come una persona generosa. Io l'ho anche sempre trovato molto carino. Ma questo è un altro discorso. Non avevamo in comune quasi nulla. Scuola, sport, amici, vacanze. Tutto uno il contrario dell'altra. A lui è sempre piaciuta la montagna, a me il mare. A lui la musica straniera, a me italiana. Lui faceva il cameriere, io ero al liceo classico. A lui non faceva impazzire né il gelato né la pizza. Io li amavo. Lui molto attaccato alla sua famiglia, io molto indipendente. Non capisco ancora oggi come mai, ma le nostre giornate finirono per rimanere incrociate da quella sera per tutti gli anni a seguire. Una sera di settembre, mentre la luna si specchiava nel lago e noi finalmente potevamo tenerci per mano senza sentirci in imbarazzo, il mio cellulare iniziò a squillare. Era mia madre. Non mi avrebbe mai chiamata quell'ora se non fosse stata un'urgenza, pensai. Mamma, dimmi, esordì senza nemmeno dire pronto. Matti, scusa se ti disturbo, ma è tutta sera che non mi sento bene. Se riesci, torna a casa presto, credo che dovrei accompagnarmi all'ospedale. Per fortuna avevo appena preso la patente. Guardai Tommaso e molto velocemente dissi, scusa, grazie per la bellissima serata, ma adesso devo proprio andare. Grazie ancora del gelato, ci sentiamo domani se vorrai e con calma ti spiegherò tutto. Salii in macchina e in pochi minuti fui a casa. Ecco, qui arriva il momento nel quale lei improvvisamente diventa grande, no? È sufficiente una telefonata della mamma per farla tornare alla realtà. Lei effettivamente stava vivendo un momento da sogno, no? Un momento magico, cioè la consapevolezza che questa persona adesso è diventato qualcosa di più, la consapevolezza della diversità, no? Anche tutti i ragionamenti che normalmente sono abbastanza usuali tra noi donne, no? Quindi questa ricerca, questo dialogo, la ricerca del dialogo, la ricerca di scoprire, no? Prima del tempo le differenze, uno si può anche godere un po' la relazione prima di, e invece noi abbiamo sempre un po' di ansia, no? Di arrivare allo step successivo, di capire se è l'uomo della mia vita, no? Magari ci prendono in giro anche nei film, no? Quando si vede il vestito da sposa dopo il primo appuntamento, vedi che lei va a dormire, chiude gli occhi, vede la chiesa, l'altare, decide già anche quali fiori saranno, no? Abbelliranno la chiesa. E quindi noi stavamo vivendo insieme a Matilde questo momento bello, questo momento meritatamente romantico, ed ecco che una telefonata la porta immediatamente via e la porta nella sua altra vita, nella sua realtà, quindi la vita di adolescente, post-adolescenza, che si sta godendo la prima relazione d'amore importante, e la realtà che la porta con velocità e con desiderio da questa mamma che chiede di lei. Forse vado troppo oltre, ma quando ho iniziato a leggere questo romanzo, e in realtà proprio quando ho fatto questa lettura, ho subito dato una personalità alla mamma di Matilde. Perché una mamma che non sta bene e ti chiama e ti dice scusa se ti disturbo, ma è tutta la sera che non mi sento bene. Vuol dire che è una mamma che si preoccupa più della figlia che della propria salute, no? Perché le dice scusa se ti disturbo ed è tutta la sera che non sto bene. Vuol dire che io mamma ho aspettato tutta la sera e quando proprio non ce l'ho fatta più ti ho telefonato. E a me ha commosso questa cosa, perché
L'ho proprio vissuta, ho proprio sentito questo affetto e mano a mano, scorrendo il romanzo, ho avuto le prove di questa mia sensazione, no? Quindi a volte le parole anticipano un qualche cosa che poi è, no? Quindi una sensazione di attenzione di questa mamma che è comprovata poi dal resto del romanzo. Allora, vediamo che cosa ci scrivono. Alessandra Lenzi scrive: la prima cotta era per un bulletto circondato da ragazzine manesche. Molto bene, direi che... Quindi hai anche preso delle botte, Alessandra, facci capire. Federica Di Folco scrive: la mia mamma è così. Eh sì, anche la mia mamma è così. E anche qui potremmo aprire un capitolo enorme, ma non apriremo magari questa sera, del fatto che non sia così scontato. Quindi dobbiamo essere felici e contente di poter contare su genitori così. E devo dire che, per quanto Matilde ha perso la mamma da giovane, ha avuto l'opportunità di godersela, no? e di condividere. La mamma è rimasta incinta a 19 anni, quindi è molto giovane. Per cui si è creato un rapporto con la figlia di amicizia, prima di tutto. Poi era la mamma, per carità, la sgridava quando doveva sgridarla, però c'era un rapporto molto forte. Cristina, se mi vuoi aiutare in questo momento, se mi vuoi dire cosa pensi della lettura che ho vissuto io, chiaramente a me fa piacere e credo che a tutti noi faccia piacere quando un autore si scopre, no? Il romanzo autobiografico è, secondo me, è un romanzo coraggioso. Il coraggio di tirare fuori dei sentimenti, e in questo Elena Conforti è una maestra sotto vero nome nel suo romanzo, lasciatemi dire questa cosa, ma è qui con noi e quindi ho piacere di ricordare anche il suo romanzo, perché anche lei ha scritto un romanzo autobiografico, e quindi la prego di intervenire, per quanto sto per dire, sia d'accordo oppure no, e di dirci la sua esperienza. Io lo vivo così, è come quando guardo un film, no? Io scelgo il titolo di un film e leggo tratto da una storia vera. Ecco, per esempio, il mio approccio nei confronti di questo film è già di un'attenzione maggiore, perché so che è una storia vera e quindi mi ci butto, mi ci lancio, perché ho proprio il piacere di forse sono anche un po', siamo tutti un po' voyeur, no? Voyeuse, se siamo donne, e ci piace entrare nella vita degli altri. Però il romanzo autobiografico è difficilissimo, secondo me, da rendere, e però ti avvicina, perché le emozioni che senti, che sai che sono vere, ti portano ad avere un'attenzione verso la lettura diversa. Questo è quello che penso io. Parlato anche troppo, direi che possiamo continuare a leggere, ma io parlo troppo perché non parlate voi, lo sapete, vero? Perché se voi parlaste, complimenti all'autrice, non è affatto semplice, brava Stefania, non è affatto semplice scrivere di se stessi, è verissimo, non è affatto semplice scrivere di se stessi. Adesso, dal momento che siamo entrati nel discorso mamma, ho scelto una lettura di nuovo, secondo me, molto toccante, perché entriamo nell'ambiente ospedaliero ed entriamo nel mondo dei medici. Non voglio parlare ancora molto, ma voglio soltanto dire una cosa, che avere la fortuna di trovare dei medici e degli infermieri presenti, umani, e che si prendano cura della persona che amiamo e anche un po' di noi stessi, no? Perché quando non si perde l'umanità, no? C'è sempre un'attenzione nei confronti del paziente, ma anche di chi gli sta intorno. E qui c'è, e quindi
Devo dire che questo primario da subito ha colto questa armonia tra queste donne e da subito ha voluto aiutare Matilde nel percorso inevitabile. E le è stato vicino in un modo davvero, davvero notevole, davvero importante. Quindi è bellissimo che ci siano tanti professionisti, tanti medici che continuano ad avere l'attenzione e l'umanità dell'inizio, non si abituano al dolore e ogni volta lo vivono insieme al paziente e insieme al parente più prossimo, più vicino. Allora, loro si guardarono, mi guardarono, sorrisero e Gaetano mi fece segno di seguirlo nel suo ufficio. Una volta arrivati mi fece sedere sulla sedia di legno davanti a lui e dopo aver sospirato si mise le mani sotto il mento, i gomiti appoggiati sulla scrivania, mi guardò e disse: «In questi anni ho imparato a conoscervi. Voi due siete proprio una bella coppia, una il pilastro dell'altra. Ma questa volta la situazione potrebbe richiedere un po' più di tempo e preparazione del solito. Vorrei che tu adesso andassi a casa, prendessi la borsa con dentro il necessario per il ricovero, senza fretta. Fatti una doccia, vai a pranzo dalla nonna o da chi ti fa stare bene e poi vieni qui dalla tua mamma. Mentre noi ci prendiamo cura di lei, tu devi iniziare a prenderti un po' più cura di te». Io non capivo, annuì, mi alzai, li sorrisi in segno di ringraziamento, mi voltai e imboccai la via d'uscita. Cercai mia madre nella saletta in cui l'avevo lasciata, ma era già stata spostata, non ricordo neanche in che stanza. Appena varcai la soglia dell'ospedale, una forza strana mi fece dimenticare tutto quello che avevo appena sentito. Ricordavo solo che dovevo andare a prendere la borsa verde. Gaetano aveva detto che dovevo andare a pranzo dalla nonna, certo, ma la nonna io non l'avevo più. Com'è non avevo più nessuno che mi facesse star bene a portata di mano, se non Tommaso. Lo chiamai, ma come immaginavo, era al lavoro, quindi irreperibile per le successive 6 ore, almeno. Decisi di andare al parco vicino a casa. Mi sedetti all'ombra di una meravigliosa quercia, con la schiena appoggiata al tronco di quell'albero, io mi sentivo sicura. Il profumo era misto all'emozione, alla sensazione di libertà che avevo provato qualche anno prima, quando insieme a Tommaso ci eravamo recati per la prima volta in California. Tornai indietro con la mente. Volevo ritornare in quel meraviglioso posto, dimenticandomi quello che mi stava accadendo. È un altro momento bellissimo, no? È un altro momento bellissimo, è vero, perché arriva un momento nel quale noi abbiamo bisogno di allontanare la realtà che non ci piace, no? Di toglierci un momento quella pesantezza dovuta ad una situazione drammatica, che allora la nostra mente, diciamo il nostro corpo si protegge, si autoprotegge. E in questo caso ha portato Matilde lontana, no? I profumi dei fiori, degli alberi, del parco l'hanno portata in un'altra dimensione, no? E quasi si addormenta in questa dimensione che la fa stare bene. Quindi la necessità, quanto è forte il nostro corpo e la nostra mente per portarci fuori da una situazione drammatica. Ma vedo dei commenti, quindi li leggiamo insieme. Grazie a Cossu, che ha risposto alla domanda precedente nella quale le chiedevo dei suoi amori, scrive: «Innamoramenti tanti, prima vera cotta a 66 anni». Attenzione, questa è una cosa bellissima! «Vita felice con la mia prima anima, vita felice con la mia anima gemella per 40 anni. Ho scritto di tutto questo nei miei diari pubblicati, uno a luglio e l'altro in dicembre. Continuo come un adolescente a credere ancora nell'amore». Grazie di questa bellissima confessione, di questa bellissima emozione che ci hai dato leggendo
il tuo messaggio. Stefania Savino scrive, eccoci. Anzi, guarda, io chiederei alla regia di mettere questo messaggio in sovraimpressione, perché è veramente importante. No, perdonami, intendevo quello di Stefania Savino, bellissimo anche questo, ma poi ci torniamo su quello di Grazia. Però qui è proprio legato alla lettura che abbiamo appena finito. Il medico deve saper leggere, oltre alla malattia, anche il malessere del paziente, che spesso è alla radice della sofferenza e che non sempre viene considerato. Già. Io sono stata fortunata nella mia vita, poche volte sono andata in ospedale, ma ricordo perfettamente l'atteggiamento delle infermiere, tra virgolette, passatemi il termine che non è giusto, buone, e delle infermiere un po' meno buone. Quindi di quelle sbrigative che comunque sei lì e sei una fonte di disturbo, e di quelle che invece, esattamente come dice Stefania, capiscono sia i medici sia gli infermieri, perché ricordiamoci sempre che spesso il paziente ha più contatti con l'infermiere, no? Che con il medico. Il medico fa giro visite, racconta e poi va, e invece nell'arco della giornata è più facile che abbiamo bisogno dell'infermiere che del medico, no? Quindi sono due figure importantissime. Cristina scrive sante parole, già, è vero. Invece, torniamo un attimino al messaggio di Grazia Cossu, anche così almeno rendiamo briosa questa diretta, che a tratti è triste, ma per forza, come potrebbe non esserlo. Quindi mi piace dire, regia, metti questo messaggio di Grazia Cossu. Allora, grazie. Innamoramenti tanti, ve lo rileggo. Prima vera cotta a 66 anni. Via, vita felice con la mia anima gemella per 40. Ho scritto tutto questo nei miei diari pubblicati una luglio e un altro dicembre. Continuo come un adolescente, ecco, continuo come un adolescente a credere ancora nell'amore, credo che sia la frase più bella che potesse scrivere Grazia, perché in effetti, come si suol dire, l'amore è l'amore e fa sempre bene ed è sempre bello. Allora, andiamo, perché qui ci siamo quasi, ragazzi, siamo quasi alla fine, ma io ho ancora, caspita, questa è la lettura che mi ha portato, e vi dovrò raccontare il mio ricordo legato a questa lettura. Come sta andando? Vi state divertendo? Cioè, divertendo, insomma. come vi trovate in questa diretta? A me sta piacendo moltissimo anche questa collaborazione con Passione Scrittore. Grazie ad Ali che mi sta aiutando e Sabrina, con la quale poi, come vi avevo anticipato all'inizio, avremo occasione di chiacchierare un po', di conoscere meglio Passione Scrittore attraverso una diretta che organizzeremo, dove io mi trasformerò in giornalista, che non sono, ma allora in intervistatrice. Arriviamo a una lettura molto, molto, molto toccante. Tanto per cambiare, mi verrebbe da dire, Cristina. È tutto toccante. Mi vestii di corsa e decisi di andare al cimitero. Mi sedetti davanti all'oculo e iniziai a parlare con lei. Cosa devo fare, mamma? Dimmi tu, perché io non riesco a capire più chi sono, cosa voglio, cosa cerco, né perché sono al mondo. Ho bisogno di sapere che fine devo fare e che strada devo intraprendere. Mamma, ho bisogno di te. Chiusi gli occhi e un lieve venticello mi accarezzò le spalle. Un calore diverso dal normale si concentrò su di me, quasi come fosse un abbraccio, che durò alcuni secondi e poi sparì. Quella notte la sognai per la prima volta. In quel sogno, il primo dei molti, un amico veniva a chiedermi dove poter trovare Angelina e io, a malincuore, gli dovetti comunicare la sua scomparsa. Appena finita la frase nel sogno, mia madre compariva dicendo di non essersene andata e che se avevamo bisogno sapevamo dove poterla trovare. Riflettendo a lungo su quel sogno e su molti altri simili, in effetti era così. Fisicamente non mi accompagnava più nel percorso della vita, ma se avevo bisogno, sapevo sempre dove trovarla. Nel mio cuore. A
Allora, io ho un ricordo, io ho perso il papà quando ero giovane perché avevo 22 anni e lui era molto giovane perché ne aveva 58 e mezzo. E, anzi, ne aveva compiuti da poco 59. Vabbè, comunque, mi ricordo che era mancato da poco e io quel giorno avevo un forte mal di pancia. E allora c'era a casa nostra con mia mamma, c'era un'amica, Lena, che è una delle migliori amiche di mia mamma, della mia famiglia, posso dire, proprio un'amica carissima che ci è stata vicino sempre e noi anche. E comunque, quel giorno c'era lei e io avevo questo forte mal di pancia. Allora sono andata nel letto dei miei genitori e era un pomeriggio, me lo ricordo come fosse ieri, e mi sono messa dal lato di papà. Vi direi una bugia se vi dicessi che mi ricordo a quanto tempo fosse mancato, ma non era da molto tempo. Allora mi sono messa dal suo lato, mi sono rannicchiata lì. A un certo punto, dal lato, diciamo, del corridoietto, dello scendiletto, ho sentito una carezza, ma l'ho sentita proprio una carezza. E ho pensato immediatamente che fosse mia mamma o Lena. E quindi mi sono girata. Non c'era nessuno. Era proprio una carezza, cioè l'ho proprio sentita. Quindi quando lei ha parlato di questo momento del venticello, la prima cosa che mi è tornata alla mente è stato questo. E poi i sogni, ma adesso non vi tedio. Però per dire come un romanzo inaspettatamente vi possa portare in un momento al quale magari non pensavate da un sacco. Bene, andiamo a sentire che cosa dicono. Niente, mi sembrava che avesse fatto altri commenti, invece siete tutte in ascolto. Lucia, però il tuo modo di leggere regala un meraviglioso valore aggiunto alle tantissime delicate emozioni presenti in questo libro. Grazie, Stefania, grazie, grazie di cuore. Cristina sbaglia, è esattamente quello di cui stavo parlando, è una sensazione bellissima, molto toccante. I nostri cari che non possiamo più vedere sono sempre accanto a noi, non sono spariti, sono in un'altra stanza, pensano a noi e noi li sentiamo. Vedete come le emozioni vengono fuori, no? Perché è un momento storico nel quale le emozioni ci giocano dei brutti tiri, no? E quindi è importante non dimenticare il nostro cuore, dimenticare le emozioni, dimenticare ciò che ci fa battere il cuore in un senso e ciò che ce lo fa battere nell'altro. Quindi amore, morte, no? Non è un segreto. Allora, io direi che siamo arrivati alla fine della puntata e visto che io mi sfido sempre, ho deciso di chiudere la puntata con una poesia che ovviamente è all'interno del romanzo. Ed è una poesia che sostanzialmente viene regalata a Matilde ed è di Pablo Neruda, una poesia bellissima che si intitola Se muoio, sopravvivimi. Allora, io non sono pratica di poesia, io leggo da tanti anni romanzi ad alta voce, ma la poesia è qualcosa che sto iniziando ad approfondire adesso perché è difficilissimo leggere le poesie, quindi mi sto portando avanti, mi sto già scusando, ma caspita, secondo me la puntata non poteva che essere chiusa con questa poesia. Quindi vi ringrazio, ringrazio tutti voi e vi leggo la poesia. E chiudo la puntata e poi però stiamo ancora un po' insieme noi che ci facciamo ancora due chiacchiere, proprio qualche minuto. Se muoio, sopravvivimi con tanta forza pura che desti la furia del pallido e del freddo. Da sud a sud, leva i tuoi occhi indelebili, da sole a sole suoni la tua bocca di chitarra. Non voglio che vacillino il tuo riso o i tuoi passi. Non voglio che muoia la tua eredità di allegria. Non bussare al mio petto, sono assente.
Vivi in mia assenza come in una casa. È una casa tanto grande l'assenza che entrerai in essa attraverso i muri e appenderai i quadri all'aria. È una casa tanto trasparente l'assenza che senza vita ti vedrò vivere. E se soffri, amor mio, morirò un'altra volta. Pablo Neruda. Adesso puoi andare di Agatha.